fanno esperienze, ragazzi, totale libertà. Nei nostri centri i ragazzi possono esporre, possono fare musica. Cioè è diventata una città di libertà. Io sono stato protagonista con il collettivo Urto. Quindi la prima sindacatura, io lo ricordo personalmente, mi fa piacere essere testimone. Lei venne all'inaugurazione, io sono uno storico del, oltre a esercitare il mestiere di guida turistica, sono uno storico dell'arte e ricordo il momento della prima sindacatura di Magistris con la giunta e furono esattamente queste le parole veritiere, cioè tradotte proprio concretamente nei fatti: non abbiamo soldi, vi daremo gli spazi. Ci riunimmo tra storici dell'arte, critici d'arte, artisti, e prendemmo gestione del PAN e io ho fatto la mia esperienza. Cioè, nel senso, questo è il tempo. Al PAN, che è il Museo delle Arti di Napoli, a Via dei Mille, prima che arrivassero noi facevano il feste privato. Cioè, fittavano le archi, avevi i soldi e facevano il museo, facevano il feste privato. Adesso, se voi fate una proposta, tornate nelle vostre terre, vogliamo fare una mostra su, che ne so, qualsiasi argomento, ci contattate e fate la mostra, senza pagare nulla. Cioè, è la rivoluzione. La rivoluzione poi non deve essere forza armata. Stanno le rivoluzioni pacifiche, le rivoluzioni culturali, le rivoluzioni dei sentimenti. Dei sentimenti. Quella alla fine, il segreto, è più facile di quello che si può pensare. E se uno sceglie l'amore, o sceglie l'odio. Questo è il bello dilemma della vita. Il bene o il male. Questo è il tema, no? Che noi, c'è chi costruisce l'Italia sul rancore e chi vuole costruire le comunità sulla solidarietà e sull'amore. È un modello diverso. Ognuno scegliesse liberamente quello che vuole. Puoi anche scegliere che il nemico di turno, scendiamo di qua, io sono infelice perché tu sei nero. Sono infelice perché tu hai gli occhi a mandorla, perché sei meridionale. Secondo me l'infelicità te la dà il sistema, no? Che un mondo in cui una piccola parte ha una serie di ricchezze e c'è gente che si puzza di fame, come diciamo noi a Napoli. Puzza di fame, cioè non c'hai soldi. Cioè, questo è il tema. Noi dobbiamo contrastare il sistema. Cambiamenti climatici, è là il tema. Chi l'ha prodotto il cambiamento climatico? È un sistema di produzione industriale, un sistema di interessi che ci sta distruggendo il pianeta. Quindi noi ci svegliamo dal sonno della coscienza, dalla narcotizzazione, cioè bisogna dire, cioè l'essere umano è bello perché c'ha i sentimenti, cioè può decidere. Allora un ragazzo può non decidere. E dobbiamo essere bravi, i maestri, gli insegnanti, i genitori, ci sono maestri strani. Cioè questo è il tema. Cioè questo è il tema. La gente sa, io sono, faccio il sindaco di strada, io faccio la media di chilometri e chilometri al giorno, sono arrivato, il mio record 28 chilometri a piedi in un giorno, e ho 50 anni, 28 chilometri a piedi, perché tu a piedi incontri la gente, quello che sta incazzato, quello che ti sorride, quello che ti abbraccia, e capisci il polso della città. La città va vissuta, non si può stare solo sui social. Io sto moltissimo sui social, leggo il mio profilo Facebook con 500.000 persone che lo seguono, non è che più di un giornale non si catti più di ciò, cioè sono 500.000, però non puoi sostituire il social alla strada. C'è una cosa, è guardarvi negli occhi, che ci vuol dire, ma voi le vedete quell'immagine, ragazzi? Certe volte si va, gente va a mangiare al ristorante in pizzeria, quattro persone sedute e io parlo con te che stai di fronte a me e scrivo WhatsApp. Un WhatsApp ci dico a chi sta da Siena a Napoli, il WhatsApp, perché, ma guardate che si perde il contatto umano. Questa è una cosa, il social non può sostituire, anche perché il social c'è molto rancore, esce subito una cosa, imbecille, idiota, sei un cretino, o solo in violenza. Ma io li uso i social, io non sono un nemico dei social, anzi io sono, li uso moltissimo, perché altrimenti le mie cose non le scrivono. Quindi è l'unico modo per comunicare, facci piace, perché sennò c'è... Però è bellissimo il rapporto umano. Io quando scendo per strada, ma anche quando qualcuno mi contesta, è bello, perché magari inizia la contestazione, poi inizia a parlare e finisce che ti offro un bicchiere di vino oppure ti cambi da casa sua, eh? Questo è il bello del rapporto umano, il capirsi, il confrontarsi, il rispettare le opinioni altrui senza rinunciare alle tue opinioni se sei convinto, anche se sei in minoranza, di avere ragione. Questo fatto è che tutti ci dobbiamo conformare a un pensiero unico, no? L'ha detto la televisione. Ma che è sta frase? Non so se la usate voi dalle parti vostre. Da noi si usa ogni tanto. Ma chi te l'ha detto? L'ha detto la televisione, è bellissimo. Che significa? A noi non si dice l'ha detto la televisione. A noi si usa. Alla televisione, cioè nel senso, come se la televisione fosse un soggetto, cioè l'ha detto il Presidente della Repubblica, cioè l'ha detto il Presidente, no, l'ha detto la televisione, che è un soggetto che non si capisce chi è. A proposito di valori positivi, prima che il sindaco premi i ragazzi, l'ironia, dopo Gomorra, le numerosissime associazioni che lavorano a Scampia e che stanno un cuore così con i ragazzi difficili e insieme alle scuole, Scampia è anche il quartiere con maggior numero di scuole,
perché è stato costruito con moltissime scuole, quindi lì abbiamo una quantità di scuole di presidi in campo. Allora, le associazioni che lavoravano lì si sono inventate lo Scampia City Tour, cioè a un certo punto hanno trasformato la narrazione e venivano a prendere i turisti in alcuni posti, sì, e lo Scampia City Tour, che ha avuto un successo strepitoso, praticamente non si trovavano i biglietti, consisteva nel portare a vedere gli altri, l'altra Scampia, quindi il laboratorio di Pal, il laboratorio fatto dai gesuiti, il ristorante di Chirome Chinocchi fatto dalle mamme rumene, tutte le realtà che intorno alla difficoltà di un quartiere, il Gridas, dove c'è uno dei più grandi artisti, ha lavorato uno dei più grandi artisti della nostra città, da dove parte il carnevale di Scampia, che è noto nel mondo. Allora, quei ragazzi hanno fatto la cosa migliore, invece di dire Gomorra non esiste, hanno detto con un gran sorriso e con un grande sorriso, ce lo insegna Edoardo, venitevela a vedere. E i turisti ci sono andati, i giapponesi facevano le foto alle vele, ma hanno scoperto anche tutto il resto dell'umanità. Non ci dimentichiamo che ci abitano circa 40.000 persone, solo in quel quartiere, in quel fatto letto, e non sono 40.000 persone. Tutto parte dai ragazzi. Grandi campioni che si fanno le scarpe. Siete due le scuole. Sono no. Due plessi. Io vorrei consegnare, questa è una cosa... Volevo fare una domanda. Come no? Allora, ora, tra poco, insomma, tre anni scade il mandato. Due anni e mezzo. 2021. Lei non può rientrare in magistratura. No, perché ho avuto il coraggio, come nessun magistrato, di dimettermi. Lo dico sommessamente perché mia moglie non so come mai non abbia cambiato la serratura di casa. E se vi dico un'altra cosa... Mi considerate pazzo? Mi sono dimesso a un mese dal maturare il minimo della pensione. Cioè, io non sono solo precario. Io ho sempre pensato di essere un uomo normale, vi dico la verità, ma non sto convincendo che non lo so. Però, maestro di strada, artista di strada. La politica mi piace, se il popolo vorrà farò qualche altra cosa. Ma dopo, ecco, esatto. Se no farò qualcosa, ho pieno di idee, ho anche tante cose nella vita che mi hanno trascurato, per fare l'agricoltura, l'uomo che contrasta dalla strada i cambiamenti climatici, missionari, cioè la vita è bello poi pure cambiare. Comunque lo consiglia bellissimo. Però bisogna farlo con tanti ideali. È un mestiere molto, secondo me, tra i più belli. Vabbè, io l'ho fatto, poi insomma. È straordinario, perché provare a rendere giustizia è una cosa molto dura, non mi sia stato fatto, lo consiglio. Sì, è un'affermazione che parla del tuo passato, ma anche il loro territorio che è bellissimo. Chiusi, per esempio, c'è un potere confiscato onestamente a una associazione esterna che è poi un politico che ha paura. Io vi racconto una cosa e poi l'ultima cosa perché devo andare e poi vi do le medaglie. Una delle ultime inchieste di magistrato che ho fatto in Calabria, prima che mi fermassero, era un'indagine su una cosca dell'Andrangheta molto potente che aveva la sede vicino alla Mezzia Terme, nella provincia di Catanzaro, e aveva molti denari da investire. Noi gli sequestrammo i terreni, aveva comprato diversi ettari di terreno dove si produce il Brunello di Montalcini. Quindi, voi dovete imparare a difendere. Le mafie sono senza confini. Perché poi non se ne sente. Allora, noi abbiamo una medaglia per la scuola di Chiusi, allora, e poi l'altra di Montepulciano. Perfetto, e poi il rappresentante. E poi lo date alle maestre. E poi facciamo una foto di Chiusi. Allora, Chiusi, chi è Chiusi? Si alza anche una femmina, per favore.
forza, ragione, forza. Una ragazza. Madonna mia, tu una ragazza, ecco, le tue inesistenti. Ciao. Zitta, inesistenti. Facciamo una foto di voi. Lei che ce la facciamo con tutti, ragazzi, che ne dite? Però dovete essere bravi. Non ci mettiamo.